Per un mese e mezzo ho vissuto quello che voi state iniziando adesso a vivere. Io e molti altri italiani di tante parti della Cina abbiamo deciso di fare un video che potesse rincuorarvi, perché noi ce la stiamo facendo, stiamo lentamente ritornando alla vita normale. E questo è dovuto al fatto che siamo stati alle regole. Isolato per 18 giorni, il mio unico contatto umano è stato il tizio che veniva per 3 volte al giorno a disinfestare la camera e a misurarmi la febbre. Dopo questo isolamento, il quartiere è stato in quarantena per altri 25 giorni. In molti vi avranno sfissiato con video che dicono state a casa e hanno ragione. State a casa e spero di rompervi anche io, perché questo è l'unico modo e noi ne siamo la prova vivente che questa strategia sta funzionando. E dovete adottarla anche voi. E lo so che il 90% di voi a questo punto spero ci sia già a casa. Il virus non è il principale dei problemi in questo momento. Il problema principale sarà il collasso degli ospedali. Perché quando arriverà qualcun altro con problemi diversi, un infarto, un ictus o qualsiasi cosa possa accadere, non avrà un posto letto perché sarà occupato da chi sarà contagiato. Contagiato perché? Perché voi siete usciti a fare festa. Barattate questo mese per il futuro. Noi abbiamo la fortuna di essere una democrazia. Questo è il momento di dimostrare di meritarci questa democrazia. Quindi siamo responsabili, nessuno ci obbligherà a fare quello che dobbiamo fare, ma dobbiamo obbligarci da soli. A casa sono stato fortunato perché altri italiani sono stati messi in hotel predisposti alla quarantena. Quindi io mi farò in totale la bellezza di 19 giorni di quarantena. Qui in Cina ha funzionato, sta funzionando, stanno riaprendo fabbriche, negozi, centri commerciali. Ha dimostrato che volendo si ritorna e si può ritornare alla normalità. Forza e coraggio, ce la faremo anche questa volta, tutti insieme, ma a casa. A me mi vedete fuori adesso perché abbiamo cominciato comunque da poco una vita quasi normale. Dobbiamo avere un tesserino per entrare nel compound, ci sono più controlli, misurano la febbre. Però in generale adesso sta riprendendo. Fate i bravi, mi raccomando, state a casa. Qua succede, qua si è già passato. Ma cavolo, italiani, deve state calma, state a casa, deve combattere questo coronavirus. Seguiamo queste regole con la consapevolezza che stiamo cercando di salvaguardare un bene inestimabile. La nostra salute e la salute dei nostri cari. Facciamolo con un sorriso, perché quando tutto sarà passato, sarà stato molto meglio averlo vissuto in serenità e sorridendo. Se prendiamo tutte queste precauzioni contemporaneamente, lo facciamo tutti quanti, combatteremo il virus? Sì, 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 sì. Questo è un virus che si combatte pensando innanzitutto agli altri. E presto, presto si tornerà alla normalità come sta succedendo qua. In 2 mesi sono stati capaci di fermare questo virus contagiosissimo nonostante la popolazione sia numerosissima. Grazie all'impegno di tutti, qui l'emergenza virus è migliorata molto. Solo in questo modo possiamo farcela. Di tutti questi anni lontana da casa, questo 2020 è stato sicuramente l'anno più difficile. Sono delle misure che si sono rivelate efficaci. Devono il loro successo principale con il contributo del singolo individuo. Seguire queste norme alla lettera. Ve lo dico da esperienza personale. Ed è così che la Cina è riuscita, diciamo, a migliorare settimana dopo settimana la situazione e adesso non diciamo che è quasi risolta, ma sono vicini alla soluzione. La città è quasi completamente vuota in questo momento. La situazione del coronavirus è stata migliorata molto in questa città. Le scuole dopo 2 mesi non hanno ancora riaperto, ma è grazie a queste misure che la diffusione del virus si è ridotta agli estremi. Quindi, cari amici italiani, seguite con scrupolo le indicazioni che vi danno. Restate a casa, non uscite. A casa ci sono tante cose belle da fare, per esempio fate di più all'amore. Non ci ricapiterà mai più di avere tutto questo tempo per noi stessi e dobbiamo veramente farne tesoro. Per finire vorrei chiedere a infermieri e medici, i veri eroi di questa situazione, di fare un breve video da mandarmi. Li monterò tutti insieme per sensibilizzare le persone che fra 2 settimane, quando la quarantena verrà prolungata di altre 2 settimane, vorrà uscire, perché comprensibilmente si sentiranno in trappola, come è successo per noi. Ma è lì che dovrete essere ancora più pazienti.
Nel nostro piccolo c'è tantissimo che possiamo fare per aiutare chi ci sta intorno e anche i medici e gli infermieri che lavorano per noi ogni giorno. Anche l'equipe medica cinese che è venuta direttamente da Wuhan a Roma per aiutare tutta la nazione italiana. I medici e infermieri che sono impiegati 24 ore giorno e notte. Grazie a tutto il personale medico, grazie eroi. Grazie eroi. Grazie eroi. Grazie eroi. Medici o paramedici, e tantissime grazie di cuore. Grazie ai nostri eroi. Grazie eroi. Grazie eroi. Grazie eroi.